Ciao ragazzi, come state? Tutto bene? Oggi faccio questo video particolare, un video che mi interessa fare a me personalmente, perché ho notato una cosa: in tutti quanti i follower, gli amici, quelli che seguono il canale, ho notato che vi piace vedere le problematiche della vita in camper. Vi piace vedere quelle che sono le... Scusate, mi sto fumando una paglia. Vi piace vedere quelli che sono tra virgolette i lati problematici che rendono una difficoltà. Forse perché molti di voi pensano di fare la vita in camper e magari non... Aspettate che trovo le parole, che congiungo i miei 1,27 neuroni. Forse vorreste andare nello specifico per evitare eventualmente errori. Chi lo sa? È probabile, sì. Sto cercando di mettermi nei vostri panni e voi pensate alla vita da full timer e dite: ma chissà quali sarebbero le problematiche da affrontare, o magari quelle che non mi aspettavo. Non vorreste essere colti impreparati forse dalla vita in camper? Mimi? Ma tao! Vi capisco, tra virgolette anch'io ho fatto così, ho fatto alcune domande, però sostanzialmente i problemi che ci sono in camper, vabbè, a parte la sicurezza, quel piccolo evento che c'è stato, così, che devi fare? La vita va avanti, succede, ci sono i buoni, ci sono i cattivi al mondo. Sostanzialmente le regole che ci sono in una casa valgono anche per un camper, cioè, a parte se vi andate a parcheggiare in un posto che è vietato, assolutamente vietato, lì chiaramente vi bloccheranno, vi beccheranno. Mimi, vi beccheranno, vi daranno una multa, che ne so, roba del genere. No, di solito no, a meno che voi non, cioè, non abbiate problemi particolari o cose del genere, non ci sono, cioè non stiamo andando su Marte, ragazzi, siete comunque sulla Terra, quindi voglio dire, tutti noi, o comunque il 95%, il 98%, il 99% abbiamo uno smartphone. Di conseguenza possiamo trovare le aree di sosta per scaricare, di conseguenza possiamo andare a cercare sui vari camper online, sui vari camper zone, camper forum, su YouTube, su Facebook, ci sono un sacco di gruppi che spiegano quelle che potrebbero essere comunque le problematiche, e di conseguenza non penso che sia un problema. Vi do un bacione, ragazzi, state tranquilli comunque, cioè le problematiche ci sono, ma sono risolvibilissime. Ciao, un bacione.